Eccoci oggi per Giro Magallo, siamo qui nella bellissima chiesa di San Domenico per questa mostra di Simondo. Simondo è che iniziamo a vedere le sue opere, ci avviciniamo in questa bellezza di chiesa dove tutti gli anni ospita delle bellissime mostre e iniziamo a vedere delle sue opere, no? Questo movimento situazionista, quell'uomo della materia, l'uomo della sperimentazione e adesso leggeremo anche alcune informazioni molto più precise di quello che vi potremmo dare noi personali che ci abbiamo nella mostra. Ecco, qui iniziamo a leggere una parte senza disturbare. Chiaramente Piero Simondo nasce il 25 agosto 1928 a Cogio di Arroscia, piccolo borgo alpestre del Ponente Ligure, a pochi chilometri dal confine francese. Cresce con la madre media, con le zie e i nonni materni. Nel 1946 ottiene diploma magistrale ad Albenga, promettente negli studi ma afflitto dalla difficoltà economica in cui versa la famiglia. Grazie ai cugini Barberis nel 1948 consegue anche la maturità classica a Mondovì. Ecco, questo è un primo quadro così. Iniziamo a vedere qualche sua opera. Viaggiamo proprio in una carrellata di macchie, di colori, di informe. Questa è plastica rossa, no? Ci sono diverse definizioni. Questo paesaggio ligure, guardate come i colori, no? Premiano veramente poi questa fantasia creativa, no? E continuiamo a vedere in questi minuti di questo nostro Giro Vagando queste bellissime opere. Questo ad esempio del 1956 senza titolo, no? Proprio macchie, fluidità, immagini che nascono dal nulla. Questo è molto bello, è un manifesto per la Fiera del Tartufo del 1955 che abbiamo anche fotografato prima. Molto molto bello. Questi, dove sarà andato a finire il Nini, eccetera. Questa frase scritta, no? Queste cose molto belle, ma questi quasi tartufi, no? Eccetera, che diventano forme animate, no? Eccetera. Qui altre opere e continuiamo questo passaggio. Abbiamo fatto anche dei piccoli refrain sul video che c'è di descrizione, dove poi lui proprio parla della modernità del computer, dell'uso dell'immagine, che non, il computer non fermerà mai comunque la pittura, no? Come il cinema dice, non ha fermato il teatro. E questo è un pannello decorativo del 1960. Guardate, mio dovere è farvi vedere questi passaggi di colori bellissimi che rimarranno sul nostro blog www.terreparole.wordpress.com, proprio qui, in modo che potete, il nostro giro magari, il nostro dovere è proprio mettere in evidenza questi particolari. Ecco qui ad esempio composizione polimaterica del 61, data in cui io nacqui, e Simondo faceva queste cose. Continuiamo il nostro girovagare per la mostra. Questa è una tela aiuta del 1960, una tecnica mista su tela aiuta. Ecco, guardate questi effetti di colore sublimi, certamente innovativi di ricerca per il tempo. Avviciniamoci a leggere Piero Simondo, Base Torino, i laboratori sperimentali. Ecco, durante la permanenza di Piero Simondo ed Elena Verona a Cosio, il 30 luglio del 1958 nasce la figlia Amelia. All'inverno di quell'anno Elena si trasferisce a Torino per dirigere l'ufficio stampa della casa editrice UTET. Piero e Amelia la raggiungono soltanto a maggio del 1959. Nel frattempo la coppia, insieme a molti altri, era stata espulsa dall'internazionale situazionista per volontà di Debord. Fino al 1960 la pittura di Simondo si caratterizza per una ricerca non convenzionale su tecniche, supporti e materiali diversi. Alla base di questa ricerca vi è il tentativo di verificare sperimentalmente metodologie di creazione dell'immagine al di fuori dei formalismi, delle correnti e degli stili dati, anche se il risultato estetico è evidenti parentele con l'informale astratto. L'obiettivo di Simondo è sempre quello di sperimentare. È sempre quello di sperimentare mezzi e processi per la generazione libera di immagini. Ecco, continuiamo
questo passaggio, chiaramente la mostra che ci sarà fino a dicembre merita nell'ambito della Fiera del Tartufo, è legata, quindi è come fosse un inizio della Fiera del Tartufo di Alba, ma sicuramente che parte il 9 ottobre, ma sicuramente è una cosa molto molto bella da visitare, c'è veramente molto molto da vedere, noi non possiamo sopperire nel tempo a tutto, ma cerchiamo di darvi delle emozioni. Questa è la sporca guerra del 76. Si continua, ecco, vedete qui nella chiesa, siamo all'ultima parte, no? Così di linearità di questa espositiva, questi corridoi espositivi. Qui troviamo dittico di polietilene, anni 90. Questo è molto bello nei suoi colori, le sue immagini, la sua fluidità, nei suoi accostamenti, nella sua espressione magari non voluta. Nitropittura, ecco, col nitro c'è anche nel video tutta la parte nitro della nitropittura, ecco qui vedete un esempio molto bello. Missione di pacificazione. Questa irruente, questa forza di colore, di immagine, questa veramente simbologia. Quasi una simbologia ovviamente informale. Continuiamo anche nella lettura. Piero Simonti, i grandi dipinti, le sculture, i video. Spesso accade che artisti molto longevi affrontino in maniera discendente l'ultima fase della loro vita e carriera. Simondo rappresenta un'eccezione. I decenni che vanno dagli anni 80 ai primi 2000, quando l'artista passa dunque dei 50 agli 80 anni, esprimono forse la sua miglior arte, quantomeno sul piano estetico dell'immagine. Gli anni 80-90 vedono la nascita di opere dall'elevato impatto espressivo, spesso accostati in dittici e trici, quelli che abbiamo visto poc'anzi. Si tratta di vere e proprie grandi composizioni in cui la pittura conquista una sorta di ampio respiro sulle superfici del quadro. Ritroviamo le tecniche care all'artista, i raschiati, le vernici nitro, la penna biro, la sgocciolatura, il polimaterico, ma anche parole e frasi che identificano la composizione con un senso letterario e poetico. Ecco, siamo in una parte ancora, questo è rosso. Altre opere, altri giochi di colori meravigliosi. Un girovagando oggi di cultura, di veramente una mostra che forse va vista e va osservata più volte, ma ne avremo il tempo perché è fino a dicembre. Nitro raschiato, un'altra tecnica cara al pittore Simondo. La bellezza di questa cattedrale di San Domenico, magnifica. Ecco, qui vediamo Giardino delle Delizie, bellissimo, guardate questo passaggio proprio di questo trittico, ve lo faccio vedere in questo modo, e qui arriviamo vicino alla sala video che si trova qui vicino alla parte dell'abside, bellissima qui, che merita certamente un passaggio come video. Qui vediamo un'altra opera, figure, ecco, figure che escono da messaggi di colore, no? Forme, figure immaginifiche quasi, no? Che però ritroviamo nel quadro, ritroviamo in queste masse di colori, in questi raschiati, in questi colori messi, sembra quasi per caso. Queste sono altre opere, acrobati, ecco, inquadriamo proprio perché possiate leggere, del 95, del 95, e poi andiamo a vedere, bello anche questo,
queste immagini davvero le vedete nel quadro, no? Si scoprono di questa tela doppia, no? Poi abbiamo queste bellissime ceramiche, guardate i colori, respiriamoli, guardate la bellezza di questi coperchi così colorati. Per arrivare a quest'opera, paesaggio urbano, ecco, io la trovo veramente come dai colori si può passare alla materia e a realizzare opere importanti e particolari. Guardatelo nel contesto della chiesa, come una modernità con l'antico trova una collocazione ideale. E abbiamo ancora queste ceramiche dipinte meravigliose. Ecco, da questi colori, arrivando, che io sto riprendendo, di queste ceramiche saliamo veramente un metro di immensità di queste vetrate e di queste bellezze della chiesa di San Domenico. Un avvio, una vicinanza alla prossima Fiera del Tartufo da questa chiesa di San Domenico, dove proprio queste postmodernità delle opere, dei colori e quello che abbiamo visto, ci dice: autunno sta arrivando. Anche questi sono i colori dell'autunno bellissimi. Grazie, grazie, grazie.